I rifugi della mente sono luoghi mentali in cui ci si ritira quando si vuole sfuggire a una realtà insostenibile perché angosciosa. Per le donne un rifugio può essere un mondo romantico e fiabesco dove tutto è idealizzato. Per gli uomini la masturbazione con uso di materiale pornografico. Si tratta di zone della mente in cui trionfa l'onnipotenza e in fantasia qualunque cosa è permessa. Io in quel momento staccavo la spina da quello che poteva essere, da quello che comunque mi sentivo di essere e da quello che comunque dimostravo o che comunque pensavo in quel momento di dimostrare. In quel momento era un costume il gioco, le sostanze. Comunque in quel momento io mi vestivo e mi davo un ruolo in una società che comunque non mi sentivo mia, non mi sentivo comunque di appartenere. Identificarsi come tossicodipendente, come giocatore, mi faceva sentire parte di un qualcosa che io non mi ero mai sentito parte. Nel gioco io riempivo dei buchi, dei vuoti della mia vita. Quando giocavo io non pensavo a niente. E non mi dava l'emozione, quelle emozioni che apparentemente la mia vita quotidiana mi negava. Però dopo le scariche di adrenalina e l'emozione del gioco, che erano uguali sia che vincessi o che perdessi, dopo mi ritrovavo sola, disperata, afflitta, con dei grossi problemi di come tamponare i debiti e continuare a dire bugie in famiglia per nascondere questo problema. Esiste il vantaggio di liberarsi di se stessi. Non avevo paura di perdere questa mia esistenza, perché faceva troppo schifo. Quindi non, era un modo per spostare il centro del tutto. Nel gioco era tutto sospeso. Nel gioco io non ero né un essere umano pensante, eventualmente complicato e in analisi, né un animale destinato a vivere il suo ciclo vitale tra sofferenze e soddisfazioni basse barra basiche. Nel gioco semplicemente non c'ero e in un qualche modo si delega al momento del gioco una fonte di sollievo, mi viene da dire, un modo per comunicare a se stessi: va bene, puoi accantonare tutto quello che non funziona nella tua vita reale e pensare a questo mondo incantato, a questo mondo di favole brevissime e di tragedie invece molto più grandi, molto più profonde. Nel gioco c'è anche tutto un aspetto di recita, che è una fuga dalla realtà. Basta guardare i personaggi che passano in televisione, che giocano a poker, sono delle maschere. Sono delle persone che si travestono. Una partita poker è un grande gioco di recitazione, anche nel sistema del rilancio, è un gioco di mimesi, che è una componente fondamentale del gioco d'azzardo patologico, per cui si è qualcun altro e questa è già una fuga dalla realtà. Il meccanismo del gioco è una fuga dalla realtà, nel senso che la dimensione del piacere diventa talmente travolgente che la realtà sparisce. E quello che raccontano tutti i giocatori d'azzardo è che quando entrano in una sala giochi, quando si alzano da un tavolo da poker, quando escono da una sala corse o si distaccano dal collegamento internet, non si sono resi conto del tempo che hanno trascorso nel fare quell'attività. E già questo la dice tutta, come quell'attività sia una fuga da una dimensione di spazio e di tempo che è quello che regola tutto. Ma il gioco d'azzardo in sé è una fuga, ed è costruito anche come fuga, perché, ripeto, ha il sistema di recitazione e di mimesi che è una componente fondamentale.
perché mi sentivo un personaggio, ma ai miei stessi occhi, non è che ci fosse una platea a guardarmi, anzi. Però ero diviso tra la necessità di nascondere e il desiderio ossessivo di continuare, di ritagliarmi una piccola fetta di gloria nella mia stessa vita, risolvendo piccoli grandi problemi o accumulando ricchezze che diversamente avrei impiegato anni ad accumulare attraverso il gioco. Io godevo del mio perdere, perché il mio perdere in un qualche modo dava valore alla mia sofferenza. Era quasi un aver chiuso il cerchio, un modo per dire: sto male, adesso ho davvero tutti i motivi che servono a stare male e a sentirmi una persona infelice. Perdere, per chi più o meno inconsapevolmente sta cercando di autodistruggersi, è il sale della quotidianità nel gioco. Just sing it on my back. Oh. Yes, yeah,